Ciao ragazzi, oggi andiamo a tagliare l'erba con il decespugliatore, ma prima mi devo cambiare. Va bene, ecco fatto. Adesso possiamo partire. Ecco, allora ragazzi, vedete? In pratica mio fratello è passato qua con il trattorino tagliaerba, che vi ho già fatto vedere all'interno del canale YouTube. È passato di qui, ma anche negli altri giardini, quello di fronte e quello che abbiamo di là. L'unica cosa è che appunto dove ci sono gli ostacoli, in questo caso per esempio gli alberi di olivo, il sasso, eccetera, lui non può passare, appunto perché è troppo grande il trattorino. Allora appunto per tagliare in questi posti qui utilizziamo il decespugliatore. Allora adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a prenderlo. Eccoci qua, questo è il nostro decespugliatore. Allora, per prima cosa controlliamo che ci sia la miscela dentro. Vediamo. Mi sa che è un po' scarico. No dai, ce n'è. Mettiamogli comunque un po' di miscela. Bene, sono pieno. Allora adesso iniziamo a tagliare. Adesso prendo gli occhiali, che sono fondamentali per evitare che mi vadano sassi o erba negli occhi. Niente, devo tornare un attimo in casa a prendermi gli occhiali. Tanto porto fuori del cespugliatore. Bene, adesso siamo pronti per partire. Allora, riaccendiamolo. E iniziamo a tagliare. Una cosa molto importante è cercare di non toccare gli alberi di olivo, ma in generale tutte le piante, perché altrimenti il filo del decespugliatore rischia di rovinarle. Quindi è meglio andare un po' più a piano e stare un po' più distanti. Bene, allora adesso facciamo così, vi porto un po' con me. Una cosa che non vi ho detto, in pratica, è quando si vede che il filo è troppo corto, come in questo caso, bisogna battere per terra e dare un po' di accelerazione in modo da farne uscire di più. Adesso vi faccio vedere. Avete visto? Bene, dai, allora adesso andiamo avanti. No! Vacca! Niente, neanche appena iniziato e si è già rotto il filo, perché si vede che ce n'era poco dentro. Allora adesso andiamo a prendere appunto il filo e lo cambiamo. In pratica, per cambiarlo bisogna vedere qua dove c'è la freccia, in questo caso è qua, mettere dentro il filo che esca dall'altra parte. Poi bisogna tirare fino a che non raggiunge la metà, più o meno qua, e poi in pratica bisogna arrotolarlo. Ecco, bene, filo cambiato, si riparte. Bene, allora
Io di solito per prima faccio sempre il contorno e dopo inizio a tagliare invece dove ci sono gli alberi. Procediamo. Dai ragazzi, allora qui ho finito, adesso spostiamoci negli altri giardini. Ora devo tagliare questo giardino qua, quel giardino lì e dopo là in fondo dove c'è la piscina. Allora adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo a tagliare. Ok ragazzi, allora ho quasi finito. Allora qui ho tagliato tutto, di là anche, resta solo la parte esterna. E comunque guardate qua, queste sono le viti che abbiamo piantato questa primavera. Vi lascio il link del video qui sopra. E invece questa è la menta, quella che è cresciuta meglio appunto è quella al centro, mentre le altre due un po' meno. Però dai, c'è un buon profumo. Allora adesso andiamo a finire di tagliare nella parte esterna e dopo ci salutiamo. Guardate qua, ho già tagliato, vedete, ho già tagliato tutto. Adesso devo tagliare là dietro i cassonetti. Guardate che c'è il tramonto. Ok ragazzi, tagliata tutta l'erba. Adesso sono le 7:30 quasi. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciando un like o iscrivendovi al canale. Per questo episodio è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata.